numeri impietosi il Pescara deve rialzare la testa dopo tempo in memore Colombo rispolvera l'Escano ultima gara titolare lo scorso 5 dicembre poi soltanto 18 minuti in campo e tanta tantissima panchina 4-2-3-1 nuovo sistema di gioco Cuppone alle spalle dell'Italo argentino ai lati Raffia e De Sogus non se la passa affatto bene neanche il Monterosi quintultimo 10 punti nelle ultime 10 gare 3 in più del Delfino sistema di gioco 4-3-1-2 dopo la cessione di Cancellieri non ha terzini sinistri Leonardo Menichini Passato al Perugia, classe 2001, il colpo di testa del difensore centrale Tartaglia con la palla che termina abbondantemente al lato. Poi il Pescara prova a reagire ma c'è una pressione alta del Monterosi che si rende pericoloso con eh, Costantino, eh, attaccante bruzzese di Cerne di Pineto. La palla viene deviata da Giabua che è stato il migliore del Pescara. È una partita brutta in un fondo sicuramente irregolare ma il Pescara avrebbe dovuto fare decisamente di più questa è la prima occasione, colpo di testa di Brosco ed è bella la parata del portiere del Monterosi, forte rinforzo di Gennaio, classe 91 ex Avellino colpo di testa di Brosco e dunque parata, è stato determinante il portiere del Monterosi eh, poi ancora Pescara fasi confuse, ci prova Lescano con questa mezza girata che sorvola la traversa della porta laziale inquadrato eh, Facu Lescano, poi vediamo ancora la formazione di bianca azzurra eh, con Raffia che si libera d'esterno il bel lancio a liberare De Sogus. Eh, Gran destro con eh, il collo esterno, la palla sfiora il palo. Lambisce il palo sinistro della porta difesa da forte. Sul versante opposto c'è questo tentativo sempre di Costantino, anzi di Tonin, altro rinforzo del mercato di gennaio, ex Foggia Scuola Milan nello scorso anno era nel Cesena, classe 2001 siamo con le immagini sempre nel primo tempo ci prova Crescenzi dalla limite il tiro è stato deviato dal difensore del Monterosi blocca facilmente il portiere della squadra laziale forte poi ci sono delle proteste da parte di Costantino su questa mezza girata protestava per un presunto fallo di mano parte il contropiede con Giabua che effettua un'azione, una progressione pazzesca guadagna metri in campo, palla in Profondità per De Sogus, tempestiva l'uscita del portiere forte. Poi ancora il Pescara con questo tentativo di Cuppone c'è cioè l'intervento provvidenziale di Borri, difensore centrale. In anticipo su Facundo Lescano. Ancora Pescara sull'auto di destra con Cuppone viene servito De Sogus, ma si alza la bandierina del guardalinea che opera sotto la tribuna. Il signor Belsanti di Bari, c'è cioè fuori gioco il fisco dell'arbitro, l'arbitro che espelle un componente, la panchina eh, Bianca per eh, proteste si continua a giocare siamo naturalmente nel secondo tempo di questa gara avara di spunti tecnici degni di questo nome daranno la responsabilità ai giocatori, soprattutto ai dirigenti del Pescara il Presidente abbiamo sentito al campo sconnesso e irregolare vediamo ora il tentativo della pietra, della pietra è entrato in corso d'opera il suo destro è stato deviato da Giabua, palla a fondo campo e poi ancora Ora vediamo Carlini, anche lui è entrato nel secondo tempo classe 1986, lo scambio con Costantino, la sponda e impatta malissimo il pallone e questa era una ottima opportunità per il Monterosi perché ha calciato male da posizione più che privilegiata il 10 della squadra eh, appunto del Monterosi. Ripetiamo classe 1986, Carlini che ha giocato anche in Serie B nella Juve Stabia nel Frosinone l'espulsione di Brosco, ingenuità eh, la trattenuta commessa ai danni di Costantino, il rosso diretto dell'arbitro Saia della sezione di Palermo, un falo giudicato da ultimo uomo, però l'ingenuità è evidente, bravo tra l'altro astuto, molto furbo, il giocatore della, del Monterosi, l'abruzzese eh, Rocco Costantino. Eh, siamo nei minuti finali perché dal 78 il Pescara in 10 eh, si mette eh, con i tre centrocampisti con l'ingresso di Milani e un 4-3-2. Eh, quello disegnato come sistema di gioco dal tecnico Colombo ed è determinante Plizzari, prima sulla conclusione di Costantino e poi sul pallone rimesso in mezzo da Lipani eh, esce in maniera coraggiosa sui piedi di Della Pietra bravo Plizzari, determinante riesce in qualche modo a sventare questa duplice occasione del Monterosi con grande bravura dobbiamo dire con grande reattività a salvare la Porta e il risultato sono 5 i minuti di recupero decretati dal direttore di gara Saia della sezione di Palermo non accade altro, il Pescara pareggia 0-0 a Viterbo contro il Monterosi, il primo 0-0 della stagione, secondo pari esterno in questo campionato, il Pescara è ancora malato.